Buonasera, avendo invescovato questo bellissimo dipinto dei discepoli di Emmaus, che qui alle mie spalle, fatto dal Moncalvo, non potevo astenermi dal dire due parole su quell'episodio che a me colpisce moltissimo, che è avvenuto la sera della domenica di Pasqua, il pomeriggio della domenica di Pasqua. Gesù si mette a camminare con due che stanno andando via da Gerusalemme e sono due discepoli che stanno ad Emmaus e non lo riconoscono. E Gesù attacca il discorso, è lui che inizia il discorso con due domande lui. Poi sono loro che rimangono colpiti dal fatto che lui non sappia nulla della vicenda di Gesù di cui tra loro stavano parlando, ma erano tristi. Quando lui domanda: "Ma di che state parlando?", si fermarono col volto triste. Loro avevano delle speranze in Gesù, avevano delle speranze che però sono andate deluse. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, ma evidentemente loro speravano che questa liberazione fosse molto terrena. Questi due discepoli non hanno altro gli occhi dalla realtà terrena e vedere le cose in una prospettiva soprannaturale, che è il problema della risurrezione, perché poi non puoi incontrare il Signore Gesù se continui a guardare alle cose terrene nelle prospettive terrene. Infatti, chi riconosce Gesù è solo chi lo guarda nella prospettiva della fede. Riconoscere Gesù non è più una questione fisica, è sottratta dalle operazioni fisiche, perché ci sono persone che sono state molto a lungo con Gesù eppure non lo riconoscono. Ora uno potrebbe dire: "Ma vabbè, hanno messo un sosia, mica è risorto Gesù come alcuni pensano." Sì, bravo, una pregevole intuizione, cioè loro hanno preso una persona che somigliasse a Gesù, almeno un minimo, tanto che questi potessero un po' ricredersi, gli hanno bucato le mani o i polsi, i piedi e squarciato il costato e l'hanno messo lì dicendo: "Beh, tu adesso fai la parte di Gesù." E questo ovviamente andava in giro con i piedi traforati da parte a parte. Come capite bene, è assolutamente non credibile una cosa di questo genere. Uno a cui vengono traforati i piedi non cammina più finché non guarisce. Ha un dolore terrificante. Ecco, questa scena di Emmaus ci richiama al fatto che credere in Gesù non è una cosa scontata. Noi siamo capaci di credere nel Signore. Siamo capaci di credere nella sua risurrezione. Noi abbiamo delle visioni troppo umane del messaggio di Gesù, ma l'abbiamo letto? O ce lo siamo raccontati a vicenda in modo come piace a noi, avendo perso il contatto con i testi originali? Ecco, sono domande che ci stimolano e ci chiedono di fare dei passi avanti, per non correre il rischio di non saper riconoscere Gesù che cammina a fianco a noi e noi non lo sappiamo riconoscere e parliamo di cose terrene senza capire nulla. Egli aprì i loro cuori, le loro menti all'intelligenza delle scritture. Speriamo che accada anche a noi. Auguroni di buona guarigione e buona Pasqua!